Ciao, una nuova settimana. Oggi è il primo giorno della settimana, 17 gennaio 2022. Fai del tuo meglio con piena energia e passione per raggiungere gli obiettivi. Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Complicazioni evitabili per chi ha cervello. Nettuno antipatico vi guarda dal segno opposto buttando fumo, ma con la mediazione di Urano, Plutone, entrambi in trigono, uno la riflessione lenta e intuitiva, l'altro l'azione tempestiva e decisa, imboccate l'autostrada a doppia corsia. Sereno con riserva il fronte del cuore, con la complicità di Venere dagli amici e dal partner vi arrivano grandi testimonianze di attaccamento, ma la pancia vi suggerisce di stare in guardia. Qualcosa non vi convince fino in fondo. Inutili interrogatori da Gestapo, i segreti vengono a galla spontaneamente e alla luce dei fatti non potete che farvi una risata sulle vostre paranoie. In caso di trattativa privata, magari condotta sui social, state in guardia, la merce ben fotografata da una mano esperta sembra interessante ma non lo è, mentre l'interlocutore, un vecchio volpone, tende impunemente tranelli con incredibile faccia tosta. Notizie piacevoli in arrivo o arrivate da poco. Notizie positive e favorevoli, qualcosa che si annuncia. Conquiste, attrazione, un uomo non più giovane potrebbe fare da tramite per nuove conoscenze. Un uomo maturo, separato, divorziato, che ha reciso da poco un rapporto potrebbe improvvisamente farsi presente nella vostra vita. Oggi potreste avere dei piccoli contrattempi e accorgervi che alcuni prodotti che usate abitualmente vi mancano o stanno per terminare. Cercate di chiarirvi con qualcuno che aspetta da voi i dovuti chiarimenti, in fondo conviene a entrambi. Attenzione alle spese condominiali, soprattutto in questo periodo in cui Giove crea dei problemi nella vita familiare. Attenzione al bilancio domestico. Oggi sul lavoro potreste avere qualche discussione con i vostri superiori a causa di un collega che vi sta dando davvero filo da torcere. Provate a far capire prima di tutto al collega che non deve approfittarsene della vostra pazienza, ma fatelo con garbo e rispetto. Difendete la vostra privacy sui social network senza pubblicare notizie riservate sul vostro conto. Siate riservati e mettete in conto che potrebbero esserci persone disposte ad approfittarsi delle vostre confidenze pubbliche. Fate affidamento oggi sulle vostre capacità e cercate di impegnarvi sul lavoro oltremodo, il vostro impegno verrà valutato positivamente e sarà molto apprezzato. Se state cercando invece un nuovo lavoro, non fatevi prendere oggi dallo scoraggiamento e indirizzate meglio le vostre energie. Dipende solo da quello. La fiducia è una cosa seria, anzi, serissima, prima di darla pienamente accertatevi delle intenzioni vere del prossimo. Quando lasciate dei vostri oggetti personali da qualche parte cercate di ricordare bene cosa e dove l'avete lasciato. Oggi siete particolarmente distratti e potreste smarrire qualcosa di importante. Oggi è un buon giorno per cercare un lavoro se non ne avete, e per cercare una gratifica o un avanzamento di carriera se lo avete già. Ma se ne avete uno non tentate di cambiarlo, questo è il periodo meno adatto. Idee brillanti e fascino saranno le vostre carte vincenti. In questa giornata sarete profondamente colpiti da uno sguardo. È sempre una cosa positiva cercare di migliorarsi, soprattutto prendendo per esempio qualcuno che ha un effetto positivo su di voi. In questa giornata dovete abbandonare i timori che avete a proposito del vostro lavoro. Cielo ravvivato da un'ottima posizione di Mercurio a fornirvi buon umore e sensibilità per comprendere con la vostra tipica attenzione alcune situazioni complesse che capitano attorno a voi, in special modo in ambito familiare. Vediamo quale mito vi corrisponde. In base alle simbologie zodiacali. È senz'altro quello legato al dio Efesto, il latino Vulcano, nume costruttore dell'Olimpo, che viene apprezzato da tutti gli dei per la capacità che ha di fabbricare, di organizzare nella sua fucina qualsiasi tipo di meraviglia. L'abilità tecnica, manuale, la praticità che il vostro segno sempre sa esprimere nell'ambito quotidiano, è da ricercarsi in questo mito che sembra sposarsi molto bene con le caratteristiche della Vergine. I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato.
piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l'affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo. Siete ancora in allerta, poiché avete qualche difficoltà nel fidarvi delle persone che vi circondano. Questo è un problema che vi portate davanti da molto tempo, ma che vi scoccia affrontare. Bisognerebbe prendere maggiore coscienza della propria personalità e di come essa possa evolvere in modo positivo. Non sempre chi vi sta di fronte vi vuole criticare, perché non avrebbe motivo di vivere la vostra vita al posto della loro. Non fosse per il solito Nettuno confusionario all'opposizione, questa sarebbe la vostra giornata fortunata, con Venere, Plutone, Urano tutti in segni di terra come il vostro e la bianca signora gentile e generosa in sestile. Super dunque l'amicizia, un po' meno il rapporto a due, viziato da malintesi e non detti che andrebbero chiariti al più presto. Basterà un evento a sorpresa a cambiare rapidamente le carte in tavola, a vostro favore stavolta, magari al contrario di una decisione presa in precedenza scegliete di andarvene a visitare qualche bel posticino fuori città, in controtendenza con gli sciatori, già di ritorno. Amore ed Eros. Se l'amore c'è brilla lontani da casa, ma non appena genitori e suoceri ci mettono il becco, le carte in tavola cambiano radicalmente, risentendo di un vento di confusione. Se invece manca vi fate un esamino di coscienza, gelosia e sospetto i problemi di fondo. Se siete single, aspettate del tempo prima di nuove conquiste. Riflettete sul tipo di persona che vi piacerebbe avere accanto senza buttarvi tra le braccia della prima persona che vi fa un complimento. Sole e Venere, i due governatori del calore umano, della socialità, della capacità di entrare in contatto con l'altro, sono in ottima posizione per voi, dal segno vostro compagno fedele del Capricorno. Chi di voi è single non disdegni nuovi inviti, non si tiri indietro, perché motivato da impegni lavorativi o da altre ragioni più o meno plausibili. Lavoro e denaro? Qualche ora dedicata allo studio o a ricerche in rete, se aspirate a cambiare lavoro caricate il vostro curriculum negli appositi siti di ricerca professionale, il vostro interessante profilo non sfuggirà a un cacciatore di teste, che si interesserà subito a voi. Essenziale è la chiarezza, tra tanta gente in gamba gira anche qualche cialtrone. Altra alternativa alla giornata pantofolaia una bella mostra o un museo a carattere tecnico o scientifico, in grado di appagare alcune vostre curiosità. Potrete trovare le giuste soluzioni ai piccoli problemi di lavoro quotidiani con grande facilità. Merito della vostra intraprendenza e alla vostra capacità di problem solving. Se siete in attività anche oggi, sapete coniugare la disciplina con la capacità di distrarvi e prendervi i giusti tempi per ricreare lo spirito. Plutone nel Capricorno vi aiuta a pigliarvi i giusti spazi, specie se siete nati in settembre. Benessere. Lo stato psicofisico è legato ai rapporti interpersonali, gli altri vi fanno star bene e se uno stato infiammatorio effettivamente c'è, in compagnia lo accantonate recuperando serenità. Potreste accusare dei dolori alla gola, ma fisicamente siete resistenti. Se mangiate correttamente e praticate lo sport che fa per voi potreste migliorare sempre di più in qualsiasi punto del corpo. Per lei, saldi tentatori colgono nel punto debole anche voi, qualche acquisto pazzo non personale ma per un dono che vi faccia ricordare. Per lui, sempre morigerati coi piaceri e ben attenti a non travalicare la linea rossa. Non oggi, però, ogni tanto trasgredire fa bene. Purché non comporti rischi. Colore delle emozioni, rosa shocking. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.